Eccoci qua ragazzi, con il video pronto, un video molto molto articolato, perché appunto, dicevo prima, vi andrò a elencare secondo me tutti gli sbagli che ha commesso la Juventus in queste 4 stagioni, 19-20, 20-21, 21-22 e quello 22-23 in corso. Parleremo in realtà degli allenatori più che altro. Se magari vorreste altri video del genere, magari in un ipotetico comunque video futuro andremo a parlare magari della società, andremo a parlare di giocatori. In questo video praticamente mi concentrerò solo sugli allenatori. Like, iscrizione e campanella. Non so se questo video lo dividerò in due parti, devo diciamo vedere, ma le slide vi dico già che non sono poche. Partiamo da Maurizio Sarri, nuovo allenatore. Dopo l'esonero, ricorderete, all'epoca di Massimiliano Allegri nel 2019, dopo quella sconfitta con l'Ajax, e qui vi riporto un po' di statistiche, perché il campionato, vabbè, è stato, come ricorderete tutti, fermato intorno a marzo per il Covid, cosa che non mi sarei mai immaginato. Diciamo che qui in realtà la colpa non è di nessuno, e poi è stato ripreso. La Juventus totalizza 83 punti, vince il campionato 19-20, ed è comunque stata prima in classifica per diverse giornate. Comunque l'importante era vincere quel campionato lì. Comunque l'Inter è stata comunque una preda insidiosa, una squadra insidiosa, però non so se ve l'ho detto in altri video, ma questo, cioè il campionato 19-20, secondo me non è stato particolarmente positivo per tanti motivi. Primo, perché secondo me nel complesso è stato un campionato falsato, perché comunque i giocatori che si fermano per almeno 2 mesi e mezzo ti condiziona per forza la stagione. Perché c'era per esempio la Lazio che quell'anno lì poteva seriamente vincere il campionato. Mi ricordo prima che il campionato si fermasse che era veramente tutti in equilibrio. È veramente una questione di più 4 più 1, addirittura anche volte l'Inter era sopra, cioè era veramente un campionato anomalo quello lì. Dopo che è stato ripreso, l'Inter e la Lazio sono nettamente calate e la Juventus in qualche modo, nonostante non facendo secondo me un ottimo campionato quell'anno lì, riesce a vincere il campionato con 83 punti. Chiaro che quegli 83 punti non sono reali, perché le ultime 5 giornate, 4 giornate non si sono giocate, cioè le hanno giocate tanto per, e quindi in una comunque normale soluzione, cioè comunque in un campionato dove tu hai degli obiettivi, cioè nel senso che la Juventus il campionato l'aveva già vinto comunque a giugno, l'aveva già vinto almeno 6-7 giornate prima della fine, quindi le ultime giornate sono state giocate tanto per, ragazzi. Quindi, in delle condizioni comunque normali, la Juventus, secondo me, poteva fare anche, non dico 90 punti, ma sugli 87-88, sì, che sono i punti che servono per vincere un campionato. La Juventus totalizza 26 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. Chiaro che 7 sconfitte non sono poche, ma ripeto, molte sono arrivate nelle ultime giornate, quindi comunque ci possono stare. 76 gol fatti, 43 subiti, 2 gol a partita, non male, e 1,1 comunque un gol subito a match. Quindi sotto il punto di vista della difesa male, si poteva fare molto di più. Sotto il punto di vista di gol, forse per una squadra che aveva vinto il campionato sono pure pochi, però si è fatto bene, secondo me, anche dal punto di vista dei gol. Per quanto riguarda quella stagione, comunque è stato, ripeto, un campionato stranissimo. È stato un campionato stranissimo. E secondo me, da quella stagione lì, la Juventus ha sempre fatto passi indietro. Detto questo, passiamo comunque al cammino in Coppa Italia, perché la Juventus è stata sconfitta contro il Napoli in Coppa Italia. Mamma mia, ragazzi, che roba! Credo il peggior Napoli degli ultimi 10 anni, quello lì, perché era un Napoli, ragazzi, allo sbaglio. Era un Napoli tipo settimo in classifica, partita schifosa, nel vero senso della parola, della Juventus, che perde meritatamente quella finale lì. Fa male, perché inevitabilmente fa male, ma tra tutte le finali giocate, quella lì è quella che sinceramente do meno importanza, ecco. Chiaro che perde contro il Napoli fa sempre male, ma mi rode molto più aver perso contro il Napoli quest'anno che aver perso una finale qualche anno fa. Ecco. In Coppa Italia, appunto, sconfitto in finale contro il Napoli ai rigori dopo aver eliminato Udinese, Roma mia. Tra l'altro,
Non so se lo sapete, non credo. Io ero stato allo stadio nella partita contro Udinese e nella partita contro Roma, entrambe vinte. Due partite ottime, secondo me, quelle lì. Secondo me è stato fatto sicuramente un buon cammino in Coppa Italia. Perché appunto Udinese e Roma, secondo me, meglio non potevano andare. Tra l'altro ho assistito al mio primo gol di Ronaldo, forse anche l'unico, perché dopo la Roma non avevo visto altre partite in quella stagione lì. Sì, ho visto il mio primo unico gol di Ronaldo allo stadio, una partita contro Roma, quindi a Roma, ricordo comunque. E poi abbiamo superato in mia partita complicata all'andata, me la ricordo anche abbastanza bene. Abbiamo fatto non una gran partita all'andata, al ritorno, grazie ai gol di trasferta, passiamo in finale. Abbiamo fatto 8 gol in 5 partite, quindi 1,6 gol a partita, non ottimo, ma neanche uno schifo. E 2 gol subiti in 5 partite. Ottimo numero invece per quanto riguarda la difesa. Per quanto riguarda la Supercoppa Italia, la Champions League, allora, la Supercoppa l'abbiamo persa 3-1 contro la Lazio, partita orrenda, peggio ancora rispetto a quella contro il Napoli, perché contro la Lazio ti perdi di netto, non creando nulla. È vero che Inzaghi è bravo nelle partite secche, però quella partita là proprio non c'era l'approccio giusto, pare proprio sbagliata. Cioè, sbagliata in tutti i fronti, ecco. Per quanto riguarda la Champions League, secondo me il cammino nelle prime 6 partite del girone Champions League è stato più che positivo, secondo me. Abbiamo fatto 16 punti, quindi non 18, ma ci stavamo andando vicino. 5 vittorie e un pareggio. E una no, abbiamo fatto un pareggio, scusatemi, io ho sbagliato. Un pareggio. Perché comunque con l'Atletico abbiamo pareggiato, poi abbiamo vinto, ricorderete. Agli ottavi di finale usciamo contro un Lione che non giocava da tempo. Assolutamente sì, ragazzi, quel Lione era fuori forma palese. Il problema è che la Juventus non so in che modo non riuscì a passare il turno. A maggior ragione giocate contro una squadra che, ragazzi, non giocava da mesi. Perché se vi ricordate, a giugno, a maggio, il campionato in Francia non si giocava. Cioè, ragazzi, il Lione non giocava da mesi. Capite bene che fa ancora più male essere eliminati in quella maniera, mi ha fatto malissimo quelle eliminazioni lì. E, appunto, all'andata abbiamo perso 1-0 con tantissime polemiche arbitrali, e al ritorno abbiamo vinto 2-1 contro un macello dell'arbitro, però il Lione secondo me ha giocato molto molto bene comunque in entrambe le gare. Abbiamo fatto 14 gol in 8 partite in Champions League, 1,7 gol a partita, non malissimo, e 6 gol subiti in 7 partite, si poteva fare secondo me molto molto meglio. Sotto questo punto di vista, disastro meritatamente eliminati. Scusate se c'è qualche errore, magari di grammatica, ma era al computer e quindi comunque vi volevo fare uscire questo video il prima possibile. Quindi mi scuso se in anticipo se ho sbagliato qualcosa. In sintesi, cosa non è funzionato tra Sarri e la Juventus? Ve lo spiego io. Mancanza di risultati. Un trofeo vinto è troppo poco. Mancanza di un gruppo. Perché, ragazzi, non so se ve lo ricordate, ma erano stati già i giocatori a fare fuori Sarri. L'allenatore non aveva voglia di allenare, si vedeva assolutamente, si vedeva assolutamente. Chi dice il contrario, non lo capisco, non lo capisco. Chiaro che io non sono lì nello spogliatoio, però Sarri che dice qui finalmente mi è tornata la voglia di allenare, e l'ho detto alla Lazio un paio di mesi fa. Ciò vuol dire che alla Juventus anche ha detto che è una squadra inallenabile. Tutte cose che mi danno molto fastidio. Tutte cose che mi danno molto fastidio. Non mi piace. Non mi piace i suoi atteggiamenti. E poi la mancanza di gioco. Perché sì, si gioca meglio rispetto magari al gioco di Allegri. Perché Sarri, lo sappiamo, è sempre stato un giochista. Tra virgolette, nelle sue esperienze passate ha sempre fatto molto molto bene. È sempre un allenatore che probabilmente preferisce il bel gioco rispetto al vincere. Cosa che io non sarò mai d'accordo su questo, perché io sono sempre stato un risultatista di natura. Io sono nato quando la Juventus, in realtà nei primi anni la Juventus non vinceva, perché sono andato 2 anni dopo la Serie B. Ecco, però chiaro che veramente io ho iniziato a vedere le partite della Juve più o meno dal 2015, quindi ho visto tanti trofei e quindi mi reputo abbastanza fortunato. Chiaro che tra Sarri e la Juventus non è mai, diciamo, non è mai scattato l'amore. Io, a me, cioè, sinceramente, se vi devo dare un parere su Sarri, a me non è mai piaciuto come allenatore. Non mi piacciono gli allenatori che si fanno di continuo eliminare in Europa League, in Champions League, per dedicarsi a una competizione.
Più che altro, cioè, nel senso, a Juventus mancava proprio il gruppo. E comunque essere un gruppo, avere un gruppo è una cosa fondamentale, secondo me, nel calcio. Perché c'è intesa, cioè, il problema è che ora come ora, no? La Juventus fino a 2 mesi fa, ma fino anche a un paio di giorni fa, e secondo me fino anche ora, la Juventus ha un gruppo, ha dei giocatori che si vogliono bene tra loro, ha dei giocatori che si sacrificano. Invece con Sarri, ragazzi, questo non c'era, perché potremmo dire per Ronaldo, perché Ronaldo è un caso tosto da gestire, lo posso capire, però non è che un giocatore ti può cambiare tutta la squadra. Chiaro che Ronaldo, secondo me, non è stato né un vantaggio né uno svantaggio per la Juventus, ecco. Chiaro che non c'era il gruppo, e quando secondo me l'allenatore non ha voglia di allenare, i giocatori non si sacrificano, e tutti gli altri componenti che vengono fuori, secondo me la scelta più giusta è stata quella di mandar via Sarri. Ho festeggiato veramente quando Sarri se n'è andato, perché quando l'hanno mandato via, ho perdonato, perché proprio non mi piace. Come allenatore, questo è il mio parere personale, la società ha sbagliato a prendere Sarri, cosa che ho detto fin dal giorno zero, ma non avevo ancora un canale YouTube, perché è vero che ha dimostrato tante le sue esperienze passate, ma non è abituato ad allenare tanti campioni, come se dicesse Sarri al Real Madrid, ovvio che Sarri farebbe male, perché un allenatore che non è abituato a fare bene in due competizioni, in Europa League, in campionato, Sarri è un allenatore che se tu comunque lo mandi ad allenare squadre forti ma non fortissime, ti fa bene, perché così anche la Lazio sta facendo molto molto bene, soprattutto quest'anno. E quindi è un allenatore che in campionato ti fa sempre un'ottima stagione, però nell'altra fallisce. E a me questi allenatori qui non piacciono. A me questi allenatori qui non piacciono, e secondo me è anche proprio una volontà dell'allenatore. Cioè, la Lazio diceva che alla Conference ci teneva tanto. Secondo me, minimamente, ecco. È vero che Sarri non è stato trattato troppo bene. È vero questo. È assolutamente vero, perché tu non puoi dire, secondo me, Sarri sarà l'anno prossimo l'allenatore della Juventus. Dici solo bugie, prendi in giro i tifosi, prendi in giro te stesso, prendi in giro l'allenatore. Le valutazioni si fanno a fine stagione. Uno dovrebbe dire ai microfoni, perché mi pare che l'abbia detto a più riprese Agnelli che Sarri comunque sarebbe stato confermato. Quella eliminazione lì contro il Lione, però non mi è andata giù. Io ce l'ho ancora qui, l'eliminazione contro il Lione. Ed è anche vero che la squadra non era stata fatta per il mister, scusatemi, ripeto dell'errore, ma ci si aspettava decisamente di più. Perché in campionato, secondo me, la Juventus non è andata male. Cioè, secondo me, in campionato, nonostante tutto, nonostante tante partite vinte a culo, perché tutti parliamo del non gioco di Allegri, dell'anticalcio, perché mentre Allegri sembra che sia l'unico responsabile della Juventus, cioè, questa è una cosa totalmente sbagliata. E questa è una cosa totalmente sbagliata, perché il principale problema della Juventus è la società, ragazzi. E non ci prendiamo in giro, ragazzi. È da 4-5 anni che la società sbaglia ogni cosa possibile. Sbaglia ogni dannata cosa possibile. Infatti poi si vedono i risultati. Bisogna dare tempo per vincere gli allenatori, ovviamente. Ma Sarri e la Juventus non era una storia che secondo me poteva continuare. E veramente, secondo me, questo è il mio parere. E quello che ho detto, a me Sarri non mi aveva mai convinto, ripeto, come allenatore. Non ero entusiasta del suo arrivo. C'era molto in realtà entusiasmo da parte dei tifosi, ma ripeto, tutti parlano del non gioco di Allegri, ma ragazzi, veramente, vogliamo parlare di tutte quelle partite a culo vinte dalla Juventus di Sarri. Io me ne ricordo una, ad esempio quella col Bologna, vinta 2-1, non so in che modo, con la rovesciata di un giocatore del Bologna, Buffon fa una parata che nessuno fa, veramente. Cioè, la partita contro il Napoli in Coppa Italia è stata disastrosa. La partita contro il Lione è stata disastrosa. Contro la Lazio è stata disastrosa, anche in campionato. Quindi sono state tante le prestazioni, secondo me, anche brutte, comunque, quando c'era Sarri a guidare la squadra. Chiaro che non è tutta colpa sua, assolutamente no, però la colpa è anche sua, ovviamente. Passiamo ad Andrea Pirlo, nuovo allenatore post Maurizio Sarri.
Statistiche dettagliate. Campionato, la Juventus fa, totalizza 78 punti, con 23 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte. Quindi, paradossalmente, meno sconfitte rispetto all'Ori Sarri, però, ripeto, c'è anche dire che le ultime giornate sono state giocate tanto per tanti pareggi e non tantissime vittorie. 77 gol fatti, quindi la Juventus di Pirlo ha pure segnato di più. Ha pure segnato di più rispetto a Sarri, cioè comunque alla stagione precedente. Chiaro che, ripeto, le ultime quattro partite sono state giocate tanto per. Se no, secondo me, Sarri faceva molti più punti, comunque erano di più i gol fatti e meno i gol subiti. La Juventus segna 2,02 gol a match, quindi più o meno 2 gol a match, tanta roba considerando quanti gol segniamo ora, e 38 gol subiti, un gol a match. Ecco, anche sotto questo punto di vista, meglio la difesa anche con Pirlo, però un gol a partita subito è tanto. È tanto, secondo me. Quindi abbiamo avuto, almeno dalle statistiche, delle lacune importanti in difesa. Ecco. In Coppa Italia, Scuola di Pirlo vince contro il Genoa. Contro la Spal, contro l'Inter, vince in finale con l'Atalanta. 2-1, giocando una buona partita. È stato bellissimo vincere un trofeo in quella stagione, oltre a Supercoppa. A me manca troppo la sensazione di vincere veramente un trofeo. Cioè, anche se fosse il trofeo meno importante da stare, però già vincere l'Europa League sarebbe tantissima roba. Cioè, io già sarei contentissimo se vincessi l'Europa League. Io veramente al gol di Chiesa contro l'Atalanta io sono esploso. Lo ricordo perfettamente quel gol lì. Me lo ricordo veramente perfettamente anche quella partita. E chiaro, contro il Genoa si sono partiti fino all'ultimo perché si è andati supplementari. Contro la Spal, vabbè, l'abbiamo dominata lì. Contro l'Inter abbiamo meritato di passare. Contro l'Atalanta abbiamo meritato di vincere. Mi ricordo ancora le polemiche Cuadrado e Gosens, mi pare quel fallo lì che era fallo, però. Bene così, dai, bene così, almeno non sempre abbiamo delle polemiche, comunque abbiamo degli episodi arbitrali a sfavore, ma ogni tanto qualche episodio arbitrale a favore lo abbiamo, visto che è da 3 anni che secondo me la Juventus è un po' penalizzata sotto questo punto di vista. In Coppa Italia la Juve realizza 11 gol in 5 partite, quindi 2,2 gol a partita, tanta roba, e ne ha subiti 4 in 5 partite, 0,8 subito a match. Poca roba, ecco, la difesa, Andrea. Comunque, la difesa con Pirlo non ha girato. Neanche con Sarri, almeno dalle statistiche. In Supercoppa la Juventus vince per 2-0 contro il Napoli. Mamma mia, anche quella partita me la ricordo tantissimo. Mi ricordo il gol sbagliato da Insigne. Vince contro il Napoli sempre bello, perché è una rivalità comunque importante tra le due squadre. Comunque, ripeto, vincere quella partita lì è stata fondamentale. È stato fondamentale, scusatemi. Meritava sicuramente di più la squadra, appunto, allenata da Gattuso, però non è stato alla fine così. La Juventus ha vinto quel trofeo e quindi ci portiamo a casa pure la Supercoppa, il primo trofeo da quando Pirlo ha allenato la Juventus. In Champions League, nel girone, la Juve arriva prima con 15 punti sopra il Barcellona, quindi un punto in meno rispetto comunque allo scorso anno con Sarri. Però c'è da dire che anche il Barcellona è più forte dell'Atletico Madrid. È vero anche che però quel Barcellona di 2021 non era un gran Barcellona, quindi era una squadra battibile comunque, così come l'Atletico. La squadra bianconera totalizza in tutta la Champions League 6 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte. No, aspetta, 2 sconfitte, 1 contro il Barcellona. No, 2 sconfitte cosa? No. No, solo. Aspettate. 6 vittorie. No, 6 vittorie cosa dico? Vabbè, non so cosa mi sia successo, però la Juventus fa in totale 15 punti, quindi per fare 15 punti contro il Leverkusen si è vinto 2 volte, con la Lokomotiv si è vinto 2 volte, una volta è pareggiato con l'Atletico e quindi. No, scusate, quella. Ma che sto dicendo? Vabbè, lasciate stare che è meglio. Lasciate stare che è meglio una sola sconfitta contro il Barcellona, perché al ritorno ricorderete benissimo che al Camp Nou si è fatto una super prestazione, veramente. Non ci credeva nessuno, io in primis. 18 gol fatti in 8 partite, 2,2 gol a match, 8 gol subiti, 1 gol a partita subito, quindi male. La squadra di Pirlo stecca la partita decisiva, il Porto con anche un po' di fortuna, perché secondo me quella partita lì la Juventus meritava di passare. Insomma, negli ultimi 4 anni è veramente la qualificazione del Porto più immeritata, perché veramente la Juventus al ritorno, secondo me, ha giocato molto bene. Mi ricordo il gol salvato da Pepe, la traversa di Cuadrado,
mi ricordo veramente tante cose. All'andata abbiamo perso 2-1 per tanti anche errori dei singoli, ad esempio penso di Bentancur, ecco. Però è chiaro che se tu fai errore è giusto che allo stesso tempo vengano eliminati. Hanno passato, cioè il Porto ha passato comunque il turno per i gol in trasferta. Per fortuna questi gol in trasferta non ci sono più. Poi, in sintesi, più il mio giudizio. Allora, io Pirlo l'avrei tenuto. Devo dire la verità. Io ero uno di quelli che lo voleva esonerato subito verso più o meno marzo, perché vedevo una squadra allenata male, una squadra allenata male, però sapete che quella qualificazione in Champions League e soprattutto anche quella Coppa Italia lì, mi ha fatto dire: Pirlo, io lo riconfermerei. Su me era da riconfermare, pur magari non vincendo nell'immediato, con Pirlo su me avresti aperto un ciclo molto importante. C'è anche da dire che però Pirlo era la sua prima volta che allenava. Pirlo ha fatto tanti errori banali, tante partite in cui la Juventus staccava la spina, perché veramente mi ricordo le partite decisive, la Juventus non ha vinto, per esempio mi ricordo quello 0-3 contro il Milan. Mamma mia, che roba. Comunque, quella eliminazione in Champions League. Mi ricordo 0-3 contro la Fiorentina. Mi ricordo il 2-0 contro l'Inter, una sconfitta inerente che non ci doveva essere. Tante partite importanti, steccate. Non c'era continuità perché veramente la Juventus con Pirlo faceva su e giù, su e giù, su e giù. E non riusciva a vincere più di tre partite consecutivamente. È una roba assurda, nel vero senso della parola. Poi si è arrivata a vincere tre partite di fila nelle ultime comunque partite della stagione. Non c'era minimamente gioco, così come Sarri, anche se forse con Sarri qualcosina in più c'era stato, ma non mi ricordo bene le partite. Formazioni messe senza senso, chiaro, questo vale anche per Sarri, vale anche per Allegri che vedremo dopo. Però veramente io mi ricordo il 4-4-2 che veramente è un modulo che non mi piace sinceramente, con Ramsey esterno. Robe da veramente spararsi, ecco. La società, la Juventus, su me aveva sbagliato a prendere Pirlo e l'ho detto al giorno zero. Su me prendere Pirlo era un errore, perché affidare a uno che non ha mai allenato una squadra di campioni in una crisi, è una scelta su me totalmente illogica e senza un senso. Però per non aver mai allenato io pensavo pure peggio. In campionato no, anzi in campionato mi aspettavo di meglio, però non mi aspettavo di vincere due trofei, devo essere sincero. È stato anche lui esonerato la Juventus da un po' che non cambiava allenatore ogni anno, cosa veramente inammissibile perché vuol dire che non c'è progetto. Probabilmente se si dava tempo ad Andrea si poteva vincere anche in questi anni, l'allenatore aveva voglia di allenare. E questa è la grande differenza con Sarri, il gruppo c'era, non era magari così unito, ma il gruppo bene o male c'era. L'allenatore aveva voglia di allenare, infatti si è visto veramente tutto il suo rammarico dopo l'esonero. E un allenatore che veramente, secondo me, se gli fanno comunque una proposta di andare alla Juve, oggi accetta sicuro. Quindi, secondo me, l'allenatore aveva voglia di allenare, il gruppo bene o male c'era, quindi, secondo me, si poteva continuare insieme. Magari pur non vincendo lo scudetto per qualche anno, secondo me, si comunque poteva continuare assieme. Poi, andiamo avanti. Stagione 21-22, Allegri, nuovo allenatore post Pirlo. 70 punti in campionato, quindi pochi punti, 20 vittorie, 10 pareggi, 8 sconfitte. Non troppe sconfitte, perché comunque con Pirlo se ne è fatte 6 facendo 8 punti in più. Con Sarri se ne è fatte, comunque sono state fatte 7 sconfitte con Sarri quando ha vinto il titolo, però troppi pareggi e troppe poche vittorie. 57 gol fatti, mamma mia, da spararsi pure qui. 57 gol, non, cioè veramente ragazzi, fare 57 gol è un qualcosa di vergognoso. Quest'anno si sta andando più o meno come lo scorso anno sotto il punto di vista dei gol fatti. Cioè fare un gol e mezza match non è una media da Juventus, ne fa più il Monza. E 37 gol subiti, meglio dal punto di vista difensivo, ma non così tanto. Chiaro che c'è anche da dire che la Juventus comunque le ultime partite le ha giocate tanto per, questo è vero. Quindi magari si facevano 2-3 gol in più e se ne subivano 2-3 in meno. Quindi, secondo me, la scorsa stagione, per quanto riguarda la difesa, si sono fatti dei passi in avanti, ma in attacco solo passi indietro. Ecco. Coppa Italia, nella scorsa Coppa Italia, la Juventus batte la Sampdoria 4-0, no 4-1, convincendo. Il Sassuolo 2-1 era allo stadio, partita
Nel complesso meritata per quello che si è visto, è stato veramente un assedio, un dominio. La Fiorentina, ecco, all'andata si era giocato veramente in una maniera vergognosa, al ritorno comunque si è vinto, convincendo anche lì, era allo stadio. Perde 4-2 contro l'Inter, tempi supplementari, mamma mia, anche quella partita lì. Ce l'ho qua, ce l'ho anche lì, veramente ce l'ho ancora nello stomaco. La partita contro l'Inter persa in quella maniera perché ho veramente la sensazione, cioè ero sicuro di vincere un trofeo l'anno scorso, ero sicuro. Quest'anno non credo di vincerne manco uno, l'anno scorso ero sicuro di vincere la Coppa Italia. E pertanto così, così come in Supercoppa, non l'abbiamo vinti e questo fa veramente male. Tutte le partite scritte, cammino buono, peccato per la finale. La squadra di Allegri segna 11 gol in 5 partite, quindi tanti gol segnati e subisce 6 gol in 5 gare. Ecco, in quel caso... Troppi, assolutamente sì. Poi, in Supercoppa, ahimè, abbiamo perso 2-1 contro l'Inter, partita veramente in cui l'Inter ha fatto di più a livello di gioco, ma ce lo si poteva anche aspettare, perché veramente, ragazzi, ci avevano tutti rotti, Chiesa non c'era, Chiellini non c'era, Szczęsny non c'era. Cioè, veramente, ragazzi, cioè, avevamo veramente i giocatori più importanti fuori. E non è che questo deve essere un alibi, però, secondo me, l'Inter con quattro giocatori... comunque, con i quattro giocatori più importanti a rosa, se non gioca una partita così importante come comunque in una finale, in una partita secca, secondo me la Juventus lì non l'avrebbe perso. E mi fa ancora più male questa sconfitta in Supercoppa, anche se la Juventus meritava di andare di rigore, non di vincere chiaramente, perché comunque l'Inter, ripeto, ha fatto di più. Però ragazzi, non è che abbia dominato, abbia fatto il... cioè, ha fatto qualche tiro in porta e poi al 120esimo ha vinto. Cioè, era veramente una partita dove l'Inter è stata decisamente fortunata, al contrario di Juventus. In Champions League passiamo il girone a prima in classifica con 15 punti, 6 vittorie, 0 pareggi, una sconfitta, almeno qui ho messo tutti i dati giusti. In totale, comprendendo anche l'eliminazione contro il Villarreal, segniamo 11 gol in 8 partite, 1,3 gol a gara. Che schifo. E subiamo 10 gol in 8 gare, 1,2 subiti a partita. Altro prende schifo. In realtà... sono 11 partite, scusatemi, però più o meno siamo lì 1,2, 1,3. Ripeto, mi scuso ancora una volta per l'errore, ma veramente non l'ho rincontrollata, scusatemi. Stacchiamo la partita, comunque la stacchiamo, la partita più importante della stagione di Champions League, 2 contro gli spagnoli, via. All'andata, secondo me, la Juventus aveva giocato non in maniera ottimale, si poteva fare molto molto di più. Però al ritorno, per carità, per 45 minuti la Juventus meritava il vantaggio. Però veramente nel secondo tempo c'è stato un calo e questo è un problema. In sintesi, il mio giudizio: Allegri secondo me ha sbagliato diverse cose nella scorsa stagione. Io lo confermavo perché non si può sempre cambiare mister, anche perché io stimo molto Allegri come allenatore. Io lo stimo molto indipendentemente, scusatemi, dai trofei vinti. Perché comunque vincere 0 trofei in 2 anni non è una cosa bella, perché comunque anche l'Europa League credo di non vincere, ma un trofeo non è che cambia molto la mia opinione. I risultati non sono arrivati, tante cose non hanno funzionato, mancanza di risultati. Formazioni sempre diverse, mai la formazione con gli stessi 11 titolari in campo. Mancanza di reazione a un gol subito, perché magari c'è stata pure la reazione, però è stata una reazione veramente... non convincente, cioè veramente ragazzi, non è la Juve del 2016. E purtroppo questi problemi che aveva l'anno scorso si stanno verificando in questa stagione. Questa è la cosa brutta. Mancanza di gioco, vabbè, quello con Allegri alla guida non giocheremo mai bene a calcio, ma questo chiaramente si sa. Poi la società, secondo me, riprendere Max era corretto. Ero veramente il primo, sono stato il primo a esultare quando Max è arrivato alla Juve. Ma non da 7 milioni di euro all'anno, decisamente troppi, per 4 anni. Almeno fai un contratto di 2-3 anni. Beh, era la cosa più giusta fare appunto come dicevo prima un contratto a 2-3 anni. Perché ormai, veramente, le minestre riscaldate del calcio non portano risultati, si è visto. Poi, si fa un contratto da 4 milioni, cioè, 4 milioni, magari, da 7 milioni di euro, comunque, per 4 anni, secondo me sono troppi soldi spesi. Sono troppi soldi speso, e così è molto complicato esonerarlo, perché non, cioè, fatichi pure a trovare una buona uscita eventualmente. Il contratto è lungo, è molto molto lungo, quindi io credo che la prossima stagione,
Così come era ancora l'altra dopo, Allegri e Stra. È stato concesso un secondo mandato ad Allegri. Probabilmente anche un terzo sarà concesso. E i risultati al momento sono pessimi. Zero trofei in quasi 2 anni. È stato difeso da Daniele, soprattutto. Vabbè, questo lo sappiamo. Sono grandi amici. Stagione 2023 in corso. Allegri confermato. Statistiche dettagliate. In campionato abbiamo fatto 59 punti in 31 match. Male, male. Io credo che con questa media la Juventus possa fare, ma anche più o meno... 7 pari a giocare, il massimo che può fare sono 88, 81 punti. Io credo che la Juventus più di 74 punti non farà, quindi non numeri eccezionali. Al momento abbiamo 18 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, decisamente troppe 8 sconfitte. E chiaramente in questa stagione c'è stata qualsiasi cosa, la penalizzazione. Chiaro che senza la penalizzazione la Juventus avrebbe avuto anche qualche punto in più. Però, comunque, dopo la penalizzazione, la Juventus si è compattata come gruppo. Questa è una cosa molto, molto, secondo me, buona, ecco. Al momento 47 gol fatti in 31 match, 1,5 gol a partita. Non ne parliamo, che è meglio. E 26 gol subiti in 31 gare, 0,8 gol subiti a match. Qualche miglioramento, ma non troppi, ecco. Non troppi, si poteva fare decisamente, decisamente meglio. Stagione negativa, anche in Coppa Italia. Usciamo contro Inter, cammino non ottimo. Però neanche un cammino penoso, ecco, se lo dobbiamo considerare così. Abbiamo battuto il Monza 2-1 e la Lazio 1-0, meritando. Contro l'Inter, andando su me la partita non è stata pure approcciata male, al ritorno però. Non ne parliamo, non ne parliamo. I bianconeri escono a punti di semifinale contro i nerazzurri per 2-1 tra andata e ritorno. C'è una discreta partita all'andata e giocano in maniera inaccettabile il ritorno, perché non sopporto delle partite del genere. 4 gol fatti in 4 partite, una gara, mi viene veramente a piangere, e 3 gol subiti in 5 partite, 0,6 gol subiti a match. In Champions League abbiamo totalmente fallito perché siamo usciti terzi ai gironi. Per carità, c'era il Paris Saint-Germain che ha fatto comunque il Paris Saint-Germain, bene o male. C'era quel Benfica che sembrava Real Madrid Prime, però 3 punti sono troppo pochi. 3 punti sono troppo, veramente troppo, po troppo pochi. E secondo me è già un miracolo che tu sei in Europa League per come hai affrontato i gironi. Una vittoria, 0 pareggi, 5 sconfitte. Manco l'Udinese farebbe così schifo. Cioè, veramente fare una vittoria in 6 partite è veramente una cosa di non tollerabile. 9 gol fatti in 6 match, 1,5, comunque un gol e mezza gara. E 13 gol presi, 2 gol a partita presi. Malissimo in Champions League, anche appunto dal punto di vista del gol subito e del gol segnato. Addio Champions League, chiaramente al tuo azzardo. Contro il Maccabi, la squadra ha salutato definitivamente la competizione. Poi, Europa League. Per ora la Juventus è in semifinale, se la vedrà contro il Siviglia. Sperando che le cose cambino in positivo. In Europa League la Juventus ha eliminato Nantes, Friburgo e Sporting Lisbona. Comunque contro il Nantes e Friburgo, secondo me la Juventus ha meritato ampiamente di passare. Contro Sporting, molto culo. Inevitabilmente, secondo me sono state 2 partite di totale equilibrio. Perché all'andata lo Sporting meritava il pareggio. Allora, sicuramente non la vittoria perché al secondo tempo lo Sporting ha rallentato a parte gli ultimi minuti e al ritorno, secondo me lo Sporting al ritorno ha giocato pure peggio, però la Juventus è stata parecchio fortunata, abbiamo fatto 9 gol in 6 partite, comunque un gol e mezzo a match, la media ormai dei gol fatti in questa stagione, e 2 gol subiti in 6 match, che per carità non sono brutti i numeri, 0,3 su gol presi in 6 match non è un brutto dato perché subire solo 2 gol in 6 partite male non è, però si deve fare comunque di più, ecco. Poi, per quanto riguarda invece il mio giudizio, io cambierei allenatore. Ve l'ho anche detto nel video post intervento, io cambierei sicuramente allenatore. Le mie perplessità, devo dire la verità, erano iniziate dopo Sassuolo Juventus, perché vedevo una squadra diversa. Perché non ci sono i risultati. Pochi gol fatti, pochissimi. L'atteggiamento, questa è la cosa che mi fa più arrabbiare. Più che il vincere, il problema di Juventus è l'atteggiamento. Cioè, prende, tu non è, cioè, tu sei la Juve. Tu devi andare a aggredire l'avversario. Tu devi mangiarti l'avversario. Giocando anche male, lo sapete, a me del bel gioco frega pochissimo. Pochissimo. Perché comunque la Juventus... Comunque... Se tu alleni la Juventus, ti chiedono per prima cosa di portare i risultati ai trofei. E
ed è la stessa cosa che chiedo all'allenatore. Però se tu veramente ogni partita stai in difesa, non puoi pretendere di vincere. Mancanza di gioco, vabbè. Quando si passa in svantaggio non c'è sempre una reazione convincente. Convincente. E molte altre cose non hanno funzionato. Cioè, potrei starvene a elencarne ancora 100, per esempio. Il fatto che molti giocatori non sono stati valorizzati, per il fatto che comunque ci sono state fatte partite pessime. Non c'è gioco, non c'è idee, veramente non c'è nulla in questo momento. Non c'è quasi nulla. Nonostante su me a febbraio e marzo la Juventus abbia fatto 2 mesi buoni. Perché la Juventus ha reagito in maniera ottima dopo la penalizzazione. Io però non capisco veramente come la Juventus si sia suicidata dopo 2 mesi buoni su me di febbraio. Chiaro che l'allenatore è stato molto bravo sul gestire tutto, perché comunque io sfido qualunque squadra a fare più punti a Juventus quando comunque tu dicevi una batosta di 15 punti. Ecco, quindi sotto questo punto di vista io ringrazio Max. Io a Max voglio un bene nell'anima. Io gli voglio tantissimo bene. Perché comunque cioè, tutti possono sbagliare. Non sempre nello sport si vince. E l'ha detto sempre comunque un certo Giannis che non sempre si fallisce nello sport. Comunque, la cosa che mi fa più arrabbiare più che i trofei in questo momento è veramente l'atteggiamento con cui comunque anche l'allenatore magari prepara le partite. Alcune dichiarazioni veramente inaccettabili, per esempio. La società, ripeto, prendere Allegri è la scelta giusta. È quello che continuavo a dire. Ma ora è arrivato il momento di dirsi addio. C'è ancora l'Europa League, ma anche se vince l'Europa League, a meno che tu inizi a fare il bel calcio, vince 3-0 tutte le partite, domini in continuazione, c'è un gruppo ancora più unito, scusatemi, e quindi a quel punto confermerei magari l'allenatore, però se tu vinci l'Europa League come hai fatto comunque a passare contro lo Sporting Lisbona, la mia idea non cambia, cioè io esonererei Allegri. Secondo me è il momento di dirsi ciao veramente. Veramente uscire dalla Champions League è veramente vergognoso in quel modo lì. Anche il Coppa Italia si uscì in maniera vergognosa contro un Inter non al 100% della sua performance, scusatemi. Gli obiettivi della stagione erano altri. Purtroppo è così. Ma così non mi sarei mai aspettato di sinceramente giocare all'Europa League di essere così distanti dalla capolista del campionato. Voto di allenatore a Sarri o 5? A Pirlo do 6, do 5 ad Allegri per la prima stagione. Adesso non gli so dare un voto perché ci sono troppe cose, dovrei starci a riflettere ore e ore su ore. Quindi glielo darei piuttosto a fine stagione. Ma dare un voto alla Juventus in questa stagione è molto, molto complicato. A Pirlo do a sufficienza perché comunque su lui se l'è cavata bene. Secondo me, non sto dando il voto alla Juventus per le stagioni, anzi, cioè. Sto dando il voto proprio ai singoli allenatori. Appunto, Pirlo sempre comunque ha vinto 2 trofei. Era la prima volta che allenava, quindi secondo me non ha fatto male. Sarri, voto 5 perché secondo me tante responsabilità sono sue. Ma cioè, veramente sì, anche con Sarri, ragazzi, partite inaccettabili. Un allenatore che non aveva voglia di allenare, che quasi sperava, non dico sperava che la Juventus perdeva, però le partite le preparava. Tanto per, cioè, il suo primo desiderio era comunque andare via dalla Juventus. Do 5 ad Allegri al primo anno perché comunque con Allegri il mercato non è stato fatto. E voi mi direte, anche con Sarri, sì, però con Sarri quantomeno il mercato era stato leggermente comunque migliore. Invece con Allegri, cioè, tu perdi il miglior giocatore all'ultimo giorno di mercato. E lo devi andare a sostituire con un Kane che al primo anno ha fatto malissimo. Chiaro che veramente Allegri al primo anno e da 5 in pagella non ha riportato nulla. Non ha portato miglioramenti, più che altro. Dai una valutazione per questa stagione mi è comunque molto complicato e molto difficile. Chiaro che però da Allegri io mi aspettavo sinceramente risultati diversi e nulla. Queste comunque erano le slide, sono in totale, vi faccio vedere la sequenza,
ben 23 se non vado errato, quindi sono veramente tanti, ci ho messo circa un'ora, quindi io spero che apprezzate comunque questo sforzo. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi!